Un riassunto in 120 minuti dell'epica e del fascino del gioco del calcio, scrive, pensate un po', il compassato osservatore romano. E poco importa che l'impresa in realtà finì lì. L'Italia, vittoriosa in semifinale sugli eterni rivali tedeschi, si arrese poi 4-1 al Brasile del marziano Pelé. Era il 1970, il Messico ospitava i mondiali di calcio. La partita del secolo, detta da allora così, quel 4-3 da infarto per l'Italia, compie domani 50 anni esatti. E il quotidiano della Santa Sede intervista per l'occasione i due assi dell'Italia di allora, Mazzola e Rivera, schierati però non insieme con annesse polemiche sui giornali, ma dandosi il cambio nell'intervallo. Era l'alba degli infuocati anni 70. Fu il milanista al sesto minuto del secondo supplementare a segnare il gol decisivo. La sensazione dell'impresa compiuta, ricorda, ce la diedero i familiari al telefono. La gente festeggiava in piazza unita, senza guardare i colori politici. E pensare che la federazione aveva già comprato i biglietti del volo di ritorno, ricorda Mazzola, costretto a fremere per oltre metà partita dalla panchina. Fatto sta che quel calcio, mezzo secolo dopo, ancora trasmette emozioni che quello di oggi, anche se più ricco ed evoluto, forse non dà. Epica è la parola giusta, quella partita, commenta il direttore Andrea Monda, senza lesinare sull'enfasi.